שמעון לשם כלברי, עוד ימיץ השם למסכת בבא בתרא דף ד', ואורי נציאמו דף ג' עמוד ב', דיצ'י לגדה סוטו. הורדוס, עבדה בית חשמונאי אבא, אלא נוסקי אבו דבית חשמונאי. נתן אליו באותה תינוקת, פוג'וסוס גוארדוס, הוא נוצר את התינוקת, הוא דירה נאונה תקבי, הוא דירה רגצה. יום פרס פוזר לה. יום אחד שמע הוא גברה בת קלה דאמר כולב דה דמר ידשת מצלח. לו יהודי הוא מסגר ג'לס, הוא נבוד שצ'ל אסתה, כדיסה, קונסיסי סקיה בו, כסיריבלי אורה עברה סוצ'סו. כמה קטלינו לכולו מרוותי. Uccise tutti i suoi padroni, Vesciara la Yenukta, ma risparmiò la vita di quella ragazza. Chichasa ta Yenukta di Kabbai le Menzeva, quando lei si rese conto che lui voleva sposarla, salì calle Igra, Verama Kala Vebra, salì sul tetto e gridò, Kolmande Ati, Vyamal Vivec Hashmanai Katina Avdavu, Deloi Staira Minayo e la Yenukta. Chiunque venga e dica che lui è un discendente di Bet Hashmonai, in realtà è uno schiavo, poiché non rimase nessuno di quella famiglia, solo quella ragazza, e comunque da Inukta Naflame Igra Lara, comunque lei si lanciò dal tetto e si suicidò. Temana Shevashni Bedusha. E la immerse nell'olio per nel miele per 7 anni. I cadamere Shebalea, i cadamere Shelobalea. E sono due opinioni se coabitò con essa oppure no. De Amri la Balea a Detmana. E la ragione per la quale dissero che coabitò con essa è in fin dei conti perché la mise nel miele. Litovizre per calmare la sua passione. Vede Amri la Lobalea, coloro che sono opinione che non coabitò con essa. Hai detmana chiede del nomro Batmelech Nasab, affinché si spalga la voce che si sposò con la figlia del re. Amar disse Orodus in cuor proprio. Mandarish. Chi sono coloro che interpretano il verso Michele Vacheja Tassim Alecha Melech, il verso della Torah, che uno può nominare un re, incoronare un re solo se è uno un suo fratello, cioè un vero ebreo, e non un Eved, o neanche un convertito. Rabbanan. Coloro che interpretano sono Rabbanan. E perciò Kam Katlino di coloro Rabbanan, perciò uccise tutti i rabbanan, tutti i saggi. Vishkafe e Shafke le Baba ben Buta le Mishka le Tzaminei. E però risparmiò la vita di Baba ben Buta solo per usarlo per consigliarsi con lui. Adar lei clira di a lei e gli fece una corona di spine. C'è chi dice, Rashi dice, di pelle di un riccio. E Arok dice che una collana di sanguisughe. E facendo così, inclinò lei nei, e lo accecarono. Yom achad ata viati kamei. Un giorno, e Orodos venne e si sedette in sua presenza. Amar gli disse, Hazimar hai avda bisha mai kavid. Vedi, maestro, quello che quello schiavo empio fece, commise. Amar lei mai avid lei. Cosa posso fare? Amar lei?
Nel Tayyemar, che lei, maestro, lo maledica. Ah, ma lei? Disse Baba Bembuta. Ma c'è scritto, Gemma Gamemadach Melech Altekalel, che uno non può maledire un re neanche nei suoi pensieri. Amar lei, Hailav Melechu, ma quello non è mica un re. Amar lei, Veliave Ashir Bealma, ma anche se fosse fosse solo ricco e non fosse un re, anche Uchtiv Uchadre Mishkavcha Altekalel Ashir, che non si può maledire un ricco. Velo ye ela nasi, uchtiv venasi vachalotor, e anche se fosse, diciamo, non re, ma fosse un principe o un presidente, anche c'è scritto nella Torah che non si può maledire un principe. Ma lei disse, questo è solo Bosema Samcha, Chazal interpretano questo, che venasi vachalotor, Bosema Samcha, è solo un principe. Un presidente che si comporta secondo la legge della Torah e non uno che trasgredisce le leggi. Ma lei disse, Baba Buddha, mi sta fila a me, veramente ho paura di lui, ho timore di lui e perciò preferisco non maledire, non fare niente. Ma lei, Leka Inish da Asil, di lei, ma non c'è nessuno che vada a raccontargli quello che lei. Se lei lo maledirebbe, non c'è nessuno che andrebbe a raccontarglielo. Dana avati Yativna, perché fin dei conti ci sono solo lei e io qui, non c'è nessun altro. Ma lei, Ktiv, chi ova shamayim yolechet hakol, ubat knafayim yagidavar. Sì, ma c'è un verso che dice che un volatile trasferirà la voce e un uccello racconterà una cosa. Ma lei, Anavu, io sono Erode, chiamato anche Erode il Grande. I havaia dana desar rabbanu kulehai lo ave catenalu. Se avessi saputo che i saggi sono così meticolosi nelle orazioni, non l'avrei uccisi. E allora Erode chiese, Ashta maita kentei deu gavra, come può quella persona, cioè si riferì a se stesso, come può riparare le sue azioni? Ma lei, hu kavaoro shel olam, dichtiv, ki ner mitzvah vetoraor, lui spense la luce del mondo, poiché dice il verso che la mitzvah è come un lume e la Torah è la luce. E siccome causò la morte di tutti i saggi, che sono i saggi della Torah, perciò è come se spense la luce, perciò yelech v'yasok be'oro shel olam, dichtiv, ואנערו אליו כל הגויים. Poiché c'è il verso che dice ואנערו אליו כל הגויים, vuol dire normalmente che tutti i popoli correranno verso esso, verso il santuario. Però qui in questo senso נערו, nel senso come in aramaico, come luce, נער, un'ara maglia. Perciò se ricostruirebbe il santuario sarebbe come se avesse acceso la luce della Torah. I cadavre, Achi Amarli, sono altri che dicono che disse così. Cioè, lui, naturalmente si riferisce a Erode, e perciò Sima Enosher Olam, che accecò l'occhio del mondo, o la pupilla del mondo. Dirti, vaya ime naya eda, c'è scritto la Torah, che qualcosa verrà celata dalla comunità. Yelech v'itasek b'ero shel olam, che vada, che si occupi della pupilla del mondo. Dichtiv, inani mechalelet mikdashi, gaonoschem achmad enechem, che io profano il mio santuario, che è l'orgoglio della vostra potenza, e l'invidia. Mahmad Enechem vuol dire oggetto di invidia, non è che si traduce, può tradurre qui Enechem, Mahmad Enechem è un'espressione. Ma lei disse, Orodu, mi sta finendo in Malchuta, veramente ho timore dell'impero romano,
di costruire il santuario. Omar lei e Shdar Shaliha, Velezi Shata, manda un messaggero che però che fai sì che gli duri un anno giurare di giungere fino a Roma. Velezi Shata. Cioè che gli duri un anno per giungere. Vegliacca Shata, che rimanga, si soffermi a Roma per un anno finché andrà si presenterà in presenza, non so, dell'imperatore o del senato a quei tempi. Vedader Shata, e che gli duri un anno per tornare, che ciò che tutto l'affare duri 3 anni. Adiachi veachi, satrit lei, umanit lei. Perciò avrai tempo di e demolire il santuario e di ricostruirlo. Il contrario Gemara Abadachin fece così, come gli consigliò Baba Pevuta. Shalchulei, i romani dopo di ciò gli risposero: io non ho saltato altistor, se non ha demolito, non demolire più. Vim saltata altivne, e se è già demolito, non ricostruire. Vim saltata umanita, ma se hai già demolito e ricostruito, avde bisha. Metà da Avi Mitmalchi, e sei uno schiavo cattivo, che uno si chiede permesso dopo che ha fatto l'azione. Im Zainach Allah Sifrach Khan, se te ti vanti con la tua arma con la quale hai ucciso tutti i tuoi padroni, noi abbiamo un libro della tua stirpe, come Sefer Yochasin, e sappiamo esattamente chi sei. E lo Racha ve lo Baracha, non sei né re né figlio di re. E la Urdus Avda Kalania Mitavid, sei uno schiavo che ti sei auto-emancipato. E chiede a Gemara, mai Racha, che significa il significato della parola Racha? Racha è il significato di Malchuta, Yechtiv, Anochi, Eyom, Racha, Mashiach, Melech. Vei Baitema, Me'acha, pur un'altra interpretazione della etimologia di questa parola, Racha, Vei Kurifanav Avrech, come Rach Bashanim. E perciò questo, vediamo che Rach è un senso di Amre. re. Michel Lora Binyan Hordus, Lora Binyan Haem Yamav, chi non vide l'edificio di Hordus, cioè il santuario, non ha mai visto un edificio più bello di quello in tutta la sua vita. Ben mai Banye, che utilizzò nella costruzione. Amarava Beavne Shaisha o Marmara. Utilizzò delle pietre, utilizzò marmo, e anche marmo significa anche marmo. Infatti, marmara è la stessa parola, deriva da marmo. Ikadamre Beavne Kuchla Shaisha o Marmara. Con marmi azzurri, con marmi verdi e con marmi bianchi. E Afik Safa Vael Safa, però lo installò in una maniera che una fila era incassata e un'altra fila era sporgente. Gehenik Nikabil Sida. E la ragione per la quale fece così, che c'erano delle righe, delle file di marmo che erano sporgenti, affinché mettere malta nella parte posteriore, nello spazio formato, spazio vuoto formato dalle file sporgenti, affinché la malta attacchi questo marmo alla parete posteriore. Savar le Mishaye Bedava, e lui considerò di ricoprire tutto il santuario con oro. Amrei Rabbanan Shkafke Deachi Shapir Tvei, lascialo così, con tutto il marmo, perché così è più bello. De Mirze Ki Idvata Diyama, poiché il marmo sembra ondeggiante, ondulante, come le onde del mare. E come la Ubava Balbuta Echi Avidachi, perché Baba Balbuta gli consigliò di distruggere prima di demolire il santuario e poi ricostruirlo, ma invece abbiamo studiato che Omar Rav Yehuda Amar Rav
Veitema Rav Shua ben Levi, Mipneimane Nash Daniel. Comunque abbiamo studiato che bisogna prima costruire una sinagoga e non demolirla e poi ricostruirla. Mipneimane Nash Daniel, per quella ragione Daniel fu punito. Mipnei Shei Si Etzalem Nebuchadnezzar, che diede un consiglio a Nebuchadnezzar, dico così perché zar nel senso che era cattivo, come Yitzhar Oyev Amana Rase, Shenemar, poiché è scritto, Lahen, cioè, e che in realtà, l'hanno in realtà, Malka Malki Ishparla, che ti consiglio il re. Vetah, vechatah, bitzdaka, pruk, che tu redimi il tuo peccato con tzedakah. Vayatah, bemichan anyan, e che tu redima i tuoi peccati, e se tu avrai compassione dei poveri e li avrai pietà e non li accuserai, non li condannerai. Hen teve archa rishalvatach. E forse se tu farai così, tu re farai così, allora sarai tranquillo nella tua vita. Uchtiv, Caramata è una potenza marca e tutti l'interpretazione del sogno di Nebuchadnezzar, Uchtiv, Likzati Arachin Treasa, che ebbe come un riposo, una tregua, diciamo, di 12 mesi, e finché venne il castigo. Per il fatto che diede tzedakah. Smadagmara, vipaitema, shani avda, dei chai mitzvot. Il caso di Erode è differente, perché era, in fin dei conti era un Eved, Eved obbligato di compiere mitzvot, perciò Babar Bota gli dà un consiglio come fare per risparmiarsi il castigo nel prossimo mondo, come fare penitenza. Vipaitema, un'altra spiegazione, e shani betamikdash, il caso del santuario è diverso, di lo malchut lo mitvne. Se non fosse per il fatto che il re l'avrebbe ricostruito, non ci sarebbe stato chi l'abbia fatto, solo lui aveva il potere di farlo. Daniel Minalan de Yanash, da dove sappiamo che Daniel fu punito? Ilema Bishum di Achtiv, Vatikra Ester la Atach, Atach era Mordechai, Ester chiamò Atach. ואמר רב, התח זה דניאל. הניח על מה דאמר שחתכוהו מגדולתו. סיפור כבירה, כי אר התח, סקונו קוליק אינטרפרטה, כי התח מלסנסו כפו תליה טוביה דל סוה אלטה פוזיציוני. פשוט שקד דג'ו דל סוה אלטה פוזיציוני. אלא על מה דאמר nel senso hatach, mezzon hatach. Rimande amar she kol divrei malchut nechtachin al piv, mai kalmema. Ma se diciamo che la ragione perché venne chiamato hatach è perché lui decideva tutte le decisioni importanti del governo, del regno. E perciò risponde ancora che fu punito perché desha diu le guba del arrivata, che lo gettarono nella fossa dei leoni. E veramente il Midrash dice che Daniel fu ucciso da Haman, che Haman vide Atach che stava andando perché Ester lo mandò a Mordecai come messaggero, e allora capì che c'era qui una trama, e perciò mentre stava cavalcando il suo cavallo e lo fece galoppare più velocemente e lo investì col cavallo e calpestò, lo fece calpestare il cavallo e uccise. E Daniel fu ucciso da Haman.
E abbiamo studiato nella Mishnah che Hakol Kemenag Avnirah, che si costruisce il muro secondo l'usanza nel paese locale. Hakol Atuimai. Quando la Mishnah dice Hakol vuol dire che viene a includere qualcosa che non è menzionata. E Hakol è tutto ciò che è secondo l'abitudine, l'usanza nel paese. Perciò Hakol Atuimai. La tue atra de nehige behutza vedafna si riferisce a che viene a includere anche non solo un recinto, diciamo, di muro con mattoni o di pietre, ma bensì anche un recinto fatto di piante di lauro piantate nel suolo, cominciano a crescere, e tra di essi facciamo un recinto fatto di rami di palma, come l'ulav che noi usiamo. E abbiamo visto anche la Mishnah dice il Vichach im nafal a kotel a makom avanim shashem, che il muro, il posto dove caddero queste pietre, il posto dove era eretto questo muro prima, appartiene a entrambi. Chiamo la psita, ciò è evidente, non c'è neanche necessario di dirlo, perché ciò è molto semplice. E si chiama la lo, sicha, della falle sciuta del Chadminaio. Si tratta del caso che il muro cadde nella proprietà di uno di essi, e perciò potrebbe venire a dire che gli appartiene. In ame, le panino chad le sciuta di dei, oppure uno di essi, prende tutte queste pietre e le mette nella propria proprietà. Ma oggi tema ni have idach amosim mechavro alavaraya kamash malan. Avrei potuto pensare che forse il caso è che l'altro avrebbe dovuto dimostrare che le pietre appartengono anche e che anche sua, perciò viene a insegnarci che non deve dimostrare nulla, che gli appartengono anche. Abbiamo studiato la Mishnah. Vechen beginah, ma come se non avuli gdol, mechaivimoto. Questo ugualmente riguarda un orto, che anche deve, se uno, che uno può obbligare l'altro di costruire un muro tra di essi, per il malocchio. Agufa Kasia, veramente c'è una domanda, si può chiedere una domanda qui. Prima, amrat vechen beginah, ma come se non avuli gdol, mechaivimoto, che ugualmente nel caso di un orto, che se c'è l'usanza, che c'è l'usanza nello stesso luogo, lo possono obbligare di costruire, di partecipare nella costruzione di questo muro. Asta, ma è mechaivimoto. Ma siccome dice la Mishnah, è makom shenagu ligdor, perciò in un luogo che non c'è, se non c'è questa usanza, è mechaivimoto, non è obbligato, e non possono obbligarlo di costruire, di partecipare alla costruzione di questo muro. E ma se fa, nella parte finale della Mishnah dice, aval bika'a, una pianura, dei campi, ma come c'è una guscia l'olidoro e il mechaimoto, se c'è l'usanza nel luogo di non costruire mura, allora non si può obbligarlo a stama mechaimoto, ma se non c'è nessuna abitudine, nessuna usanza, ognuno fa quello che vuole, si potrebbe forse dedurre da ciò che mechaimoto, che si può obbligarlo. Ma ciò è logico, poiché se diciamo che nell'orto, che se non c'è un'usanza di costruire muri, ho detto che è mechaivimoto, che non può essere obbligato, mentre invece nella pianura, che è ancora meno di un orto, che la gente lì non costruisce mai muri, si potrebbe forse pensare che è obbligato di costruire un muro, ma ciò è logico. Asha stam gina amart lo, stam bika mi pae. Se abbiamo detto che nell'orto, abbiamo detto che non è obbligato, se non c'è minag, allora ha maggior ragione che nei campi dove non c'è questo minag, ha maggior ragione che non è obbligato di partecipare. Amar bae achi kamar, spiega bae, che la Mishnah deve essere interpretata in questa maniera. Vechen stam gina
è una frase. Adesso, Makom Shenanu Ligdol Bebika Mechaimimoto. Questo Makom Shenanu Ligdol, questo si riferisce a ciò che dice dopo. E al Makom Shenanu Ligdol Bebika Mechaimimoto. Cioè Makom Shenanu non si riferisce a Ghinà, ma si riferisce bensì ai campi. Ma la Baie, in che mai avval? Ma se è così, per quale ragione c'è scritto una Mishnah avval, però? Vuol dire che è un caso diverso. Ma veramente stavo anche parlando del campi. Perciò cosa c'entra dire qui avval? Avrebbe dovuto dire in un luogo dove c'è l'usanza di non costruire, che non è obbligato. E la Marava, anche che tani. Questo è quello che vuol dire Mishnah. Vechestam ghinav makom shenagu ligdol. Scusi, che makom shenagu ligdol dami. Un mechavinoto. Che l'orto è come un luogo dove c'è l'usanza di costruire un muro divisorio. E perciò viene obbligato a partecipare. Avastam bika. Che makom shenagu dami. Vieno mechavinoto. Però un campo che è un luogo, è come un luogo dove non c'è l'usanza di costruire, perciò in quel caso è il mechaimoto, che non è obbligato. E dice Mishnah, e la imrazza con esito shelo bone vosem chazit, però se vuole costruisce, se l'altro non vuole partecipare, allora lo costruisce tutto nella propria proprietà e fa un segno esterno. Chiamala ma chazit. Cosa significa chazit? Amaravuna achbe lei li carla le bar. È come se dovesse piegare lo spigolo del muro verso l'esterno. E fa un segno verso l'esterno, costruisce qualcosa che sporge verso la proprietà del vicino. Qualcosa, una qualcosa sporgente, di fatto di cemento, di, naturalmente il cemento di quei tempi, e di pietre. Chi ha guardato Navid mi legava, perché non lo fa invece verso l'interno, verso la parte, verso sé, verso la sua proprietà, e non verso l'esterno. Lo dice Gemara, no, non si può fare così, perché allora Avit Chavrei Nami Milevar, perché allora altri il suo vicino anche farebbe la stessa cosa, e ciò dimostrerebbe che lui anche è socio in questo muro. E perciò direbbe Vamar di Dive di Deu che questo muro appartiene sia a me che a lui. Yahi Ashtanami Gaisle Chavrei. Ma anche in questo caso, se noi diciamo che lui costruirebbe qualcosa sporgente verso il cortile del vicino, allora lui potrebbe andare e asportarlo, asportare quella sporgenza. E perciò se non ci sarebbe nessun segno, allora direbbe che lui è anche il padrone di metà di questo muro. E perciò direbbe, mal di Dio e di Dio, appartiene sia a me che a lui. Risponde Guarà che veramente no, che Gisusa Meda Yadia, che non potrebbe asportare questa sporgenza perché subito il vicino, cioè il padrone di questo muro, se ne renderebbe conto e non lo lascerebbe. I cadami, altri invece interpretano che veramente bisogna farlo questo segno, bisogna farlo nella parte interna, verso il cortile di colui che costruì questo muro. Amaravuna, mirpa le carna milegav, che fa il muro, vuol dire che lo piega, qui nel senso che piega questo muro verso la parte interna, cioè quel muro è più grosso e poi diventa più stretto. Chiama là Venavid Milevar, perché non facciamo verso l'esterno? Sono qua là Gais da Chavrei, perché allora quello andrebbe e lo taglierebbe via. Piamar di Deo, questo muro appartiene sia a me che a lui, mentre invece non appartiene a niente perché lui non partecipò a nulla.
Yahi, Ashtaname, ma questo, quello che abbiamo detto, che gli fanno, che fa questa sporgenza verso l'interno, e ciò dimostra che questo muro gli appartiene. Life Lechavrei, ma il vicino anche potrebbe fare questa sporgenza verso l'indentro. Potrebbe dire che lui anche è padrone di questo muro. Vyamardi Divi Devo, direbbe che questo muro appartiene sia a me che a lui. Isvada Gmara, Lipufa Meida Yadia, che questa sporgenza si sa, si rende conto che c'è, e perciò non potrebbe farlo. Chiamala Vehami Bachut Kitai, ma c'è scritto verso l'esterno. Allora perché la Mishnah vuole cercare di dire verso l'interno? E dice Gemara Kasha, infatti c'è una difficoltà. Benché la Gemara non dice Tufta, una confutazione completa, dice solo Kasha. C'è chi spiega che veramente non vuol dire all'esterno, vuol dire solo renderlo il muro più grosso, ma tuttavia c'è la difficoltà che c'è scritto Bachut. Perciò è difficile spiegare in questa maniera. Però, perciò veramente dovrebbe essere forse più giusta. Come c'è scritto Cascio? Riochana Nama, ultimo daf. Nishaye Amta Milvar, che facciamo una sporgenza sulla parte superiore del muro, il fatto di Malta, di avente una misura di una ama, Chiagmara, Vignavit Milegav, perché lo facciamo da dentro invece da all'esterno? Avit Chavrei Milvar, come abbiamo visto, il suo vicino farebbe lo stesso. Vamar di Devi di Deo, direbbe che il muro appartiene anche a lui. Iachi Ashrami de Kafilei Chavrei, Vamar di Devi di Deo, ma allora. E se adesso se fa all'esterno, il suo vicino potrebbe togliere questa sporgenza e dire che il muro appartiene sia a lui che al suo vicino. Secondo me no, chi lo fa medaglia di Dio. Veramente se lo cercherebbe di, che lo vuol dire, come raschiare? Si saprebbe, si sentirebbe, immagino, si saprebbe subito, perciò non lo farebbe, non potrebbe farlo, perché lo bloccherebbe. Chiedmara, e come si fa questa sporgenza in un recinto fatto di huzza, come ho detto, di rami di lauro e di rami di palma? Avram Nachman Sinufe Ireche Milvar, che piega le punte, piega le canne, o si intende forse piega i rami di palma verso l'esterno, verso il suo vicino. Chiamala Vignavi di Melega, perché non fa verso l'indentro, verso dentro. Risponde Avinami Chavrei Milevar, Vamar di Divi di Devo, il suo vicino farebbe lo stesso, direbbe che questo recinto appartiene anche a lui. Yahi Ashanami Gais Veshadele, allora potrebbe tagliare via queste punte, Vamar di Divi di Devo, e dire che appartiene a entrambi. Risponde Mara, Masik Leitina, che no, che ci mette sopra della malta, perciò non potrebbe tagliare via le punte. Ashanami Ati Chavrei Vekalifrei, potrebbe e raschiare via questa malta. Sponda qua chi lo fa media idea, che non potrebbe farlo perché si renderebbe subito conto che lo sta facendo e lo fermerebbe, naturalmente andando in corte. Abai invece dice, non come Rav Nachman, e dice che veramente si sì, potrebbe raschiare la malta e uno non se ne accorgerebbe.
amar, usa l'etet accanto e la vishtara. Se fa un recinto di questi rami di lauro e di palma, l'unica maniera per dimostrare che il muro, questo recinto è stato fatto da lui, è solo se lo fa in contratto, nel senso che porta dei testimoni che scrivono nel contratto, in un documento, che questo recinto è stato creato da lui e non dal vicino. Mishnah, Vanim Assumi, Dat Shnehem, che possono fare se entrambi vogliono fare muro, questo muro assieme, ognuno fa questa chazit, questo segno, questa sporgenza da ogni lato. Chiagmara, ama le rabbi parzika, le rabashi. Ma invece, se tu devi fare, perché sarebbe molto più semplice, lo è su lo se, che nessuno non faccia niente. Allora sarebbe più semplice, non ci sarebbe stato necessario di costruire queste grandi sporgenze. Amar lei gli rispose, Rabashi, lo tzricha, di kadim chad minayo ve'avadidei, poiché uno di essi farebbe questa sporgenza mentre il muro verrebbe costruito e direbbe che il muro è tutto suo. E se il suo vicino non lo farebbe, vi lo avete avrei amar di Deo, direbbe che è tutto suo. Chiese Rampasika Ravashi Betana, Takante Ramai Kamashmanan, ma la Mishnah è occupata adesso per insegnarci come possiamo opporci a un imbroglione. Insegnarci come fare per risolvere il problema con un imbroglione, questo è lo scopo della Mishnah. Poiché potrebbe fare questa sporgenza. Ama lei, rispose Ravashi, Veresha, nella parte iniziale della Mishnah è scritto che quando ho costruito il muro che fa questa sporgenza. Lav, taccanta nel ramaio. Questa sporgenza, siccome dice che costruisce il muro e dice, a parte ciò, dice che anche fa questa sporgenza, veramente non è per insegnarci come possiamo essere evita possiamo evitare di perdere quando trattiamo con un imbroglione, ma bensì tratta essenzialmente dice che costruisce il muro e a parte ciò. Dice anche Der Hagav, cioè ci insegna anche il fatto che deve fare questa sporgenza. Ma lei, Bisham Arisha, disse Rami Prasik Aravashi, Bisham Arisha Tana Dina, abbiamo parlato la legge che nella pianura, siccome non c'è Minag, allora non si può obbligare di costruire il muro. Umishum Dina Tana è attaccata. E siccome ha insegnato il Din, allora insegna anche questa soluzione. E la Seifa, ma la parte finale che dice Dina Ketani, che Dekatani è attaccata. Ma dice forse il Dean che deve insegnare il rimedio di costruire questa sporgenza? Amaravena, Ahabe Uzi Askinan. Qui si tratta di un recinto fatto di lauro e di palma. La fuga mi dà baie, di amar, Uzi Alete Takanta e la Bistara, Kamashpalan, deve chazit Sagia. E questo è per insegnarci che non è come disse Abaye, che è un caso di un recinto fatto di piante di lauro e di rami di palma, che Abaye ha detto che l'unica maniera per dimostrare che è suo, che deve creare un documento con dei testimoni, e
Perciò viene a insegnarci che non è necessario, che è sufficiente se fa una sporgenza, cioè è sufficiente per dimostrare che il muro è suo, cioè non il muro ma il recinto. Continuiamo la prossima Mishnah. Se uno ha tre campi, da tre lati di un campo, a uno appartengono tre campi, e recintò i lati limitrofi dell'altro campo, del campo centrale, del campo circondato, vedete la Vita Shnea, Vita Shishit, e creò un recinto tutto attorno da tre lati. E me chavimoto, non si può obbligare il vicino circondato di partecipare nelle spese di questo recinto. Rabbi Yossi Omer, imamad vedere arviit galgina vakol, itakol. Se il circondato comunque e recintò il quarto lato che era aperto, allora gli dicono che adesso, siccome dimostra che era interessato ad avere un recinto, perciò, siccome gli fa comodo, allora adesso lo obbligano di partecipare nelle spese del recinto che fu eretto dagli altri tre lati. Dice come Amar Abdullah Shmuel, Al-Hakir Abiyosi. Di amare, ima madre della tarbiit, mi galgina metà col. Lo shnamad nikaf, lo shnamad makif. Sia se fu il circondato che costruì il quarto recinto dal quarto lato, e sia se il circondatore che ha i tre campi, lui eresse un recinto dal quarto lato, anche in questo caso il circondato deve partecipare alle spese. Itmar, Ravuna Amar, Hakol, Fimashi Gadar. Siccome dice Megalgrim Ravita Kol, e siccome usa questa parola, questa espressione tutto, cosa vuol dire qui tutto? E perciò dice che deve partecipare le Fimashi Gadar. Così come lui spese il circondatore e circondò e costruì RS il recinto da tre lati, perciò lui deve partecipare in queste spese, cioè deve pagare la metà. Chi è Barava Amar, Akol, la ragione per la quale è scritto Akol è le fit mei canim bezol. No, non deve pagare secondo ciò che quello spese, ma deve pagare il minimo quanto costa un recinto fatto di canne a buon mercato. E può dire: no, io non sono interessato a un muro di pietre, a me è sufficiente un recinto di canne. Chiama la Tnar, mi ha detto nella nostra Mishnah che ama Kif e Chavero Mishalosh Ruchotav, Begadar et Arishonah, Vetashnia Vetashishit, e mi ha chiamato. Così mi ha detto la Mishnah. Ah, Arvit, mi ha chiamato. Ma se diciamo così che mi ha chiamato, però dal Tanakh Amah si potrebbe dedurre, non solo come dice Rabbi Yossi, ma bensì dal Tanakh Amah si potrebbe dedurre che se costruì o eresse il recinto dal quarto lato, che deve anche partecipare, che è obbligato a partecipare. E ma allora se diciamo così, Rabbi Yossi Omer, Imam Adi Gadar Tarvit, Megalgina Metakol, allora se diciamo che questa è l'interpretazione del Tanakh Amah, allora vuol dire che l'interpretazione di Rabbi Yossi è uguale a questa interpretazione, ma ciò non è possibile, che vediamo che c'è una disputa, perciò non è necessario di menzionarlo. Cioè, che c'è questa, è come se entrambi sono la stessa opinione, perciò non sarebbe stato necessario menzionare Rabbi Yossi, che dice lo stesso di ciò che dice Tanakh Amah. Risponde come Bishlama le Ravuna di Amara con le Fima Shigadarba. Ai lo dica ventana camera rabbiosi. Secondo Rabbune che dice che rabbiosi, cioè interpreta ciò che dice rabbiosi, che deve pagare ciò che le spese del recinto che fece il primo vicino,
dai tre lati. E perciò c'è una differenza tra Tanaka e Rabbi Yossi, poiché Tanaka va a salvare da quelle fidme canin besol in e se fece un recinto di canne a buon mercato, allora deve sì pagare un mashegadar lo, ma non deve pagare ciò che lui spese, diciamo, se fece un muro di pietre. Perciò il Tanakama non disse hakol, perché hakol sembra che vuol dire che deve pagare tutta la spesa, la metà di tutta la spesa. Rabbi Yossi, chi dice che Miguel Ghilim l'avete hakol, chi deve pagare tutto, Savara, quale fi mashegadar, che deve pagare così come la metà di ciò che lui veramente, effettivamente, eresse questo recinto. E la Lechia Barrav, Teamar, che mi ha studiato con le fit, me cane mesol, di pagare solo il valore di carne a buon mercato, ma ica bentanal kama le rabbiosi. Che differenza c'è tra l'opinione di Tanakama e rabbiosi? Perché entrambi dicono che deve pagare il minimo. Cioè, secondo Tanakama deve pagare il minimo, secondo Rabbiosi deve pagare il muro intero. Poiché id me cane mesol, lo caiaivrei, ma i caiaivrei. Ma se diciamo che Tanakama dice che secondo questo caso di canne, che Tanakama non deve dare, e mette invece cosa, ma secondo Tanakama dice che deve pagare il minimo. E lui, diciamo, ha costruito un recinto di canne. Adesso Tanakama dice deve pagare il minimo. Allora cos'è? Sono le canne. Ma allora Biosi anche direbbe che sono le canne, perché quello è quello che lui ha fatto. Perciò vediamo che sono entrambi la stessa opinione, e ciò non è possibile. E risponde ancora, adesso ancora porta alcune spiegazioni. I bai tema a garnitira, che deve pagare ciò che costa un custode di tenere e stare lì di guardia tutto l'anno, quando il frumento è già maturo. E questa è la differenza tra queste opinioni. Il cabinaio tra kamasavar a garnitira in meccanismo, no, avesse savar meccanismo. Secondo Tanakama deve pagare è solo ciò che costa un guardiano, che di meno, ma non deve pagare il recinto di canne, mentre invece secondo Rabbi Yossi deve pagare il recinto di canne. Oppure un'altra spiegazione, viva Itaima, che la differenza tra Tanakama e Rabbi Yossi, che Rishonah Shniah Shlishit, il cameraio, c'è differenza tra i primi tre recinti. Tanakama savar revi'it hu d'yayivlei, aber rishona shniyah v'shlishit lo yayivlei. Rabbi Yossi savar rishona shniyah v'shlishit nami yayivlei, che secondo Tanakama deve pagare solo il quarto recinto, mentre invece secondo Rabbi Yossi deve pagare tutti i tre recinti anche. Un'altra spiegazione, vai teima, ma che fenicava, la differenza tra loro si riferisce se che il se chi deve e si, chi fece questo quarto recinto, se era colui che fu circondato oppure colui che circondò. Questa differenza è che tra Tanakama e Rabbiosi, poiché Tanakama savar tama de amad nikaf megal ghilametakol, che se il circondato fece il quarto recinto, allora deve pagare tutto. Avalamad makif e non otenu. Però se il circondatore eresse il quarto recinto, non deve dargli niente, deve solo pagargli eladmei e dmei e revi'i, deve pagare solo la sua parte nel quarto recinto, quarto lato. Lo stesso var lo shna nikaf lo shna makif imamad vegadar galgina lavtakol, che non importa chi eresse
il quarto recinto, sia se il circondato sia il circondatore, il secondo rabbioso deve pagare tutti i quattro lati secondo ciò che lui spese. E un'altra spiegazione ancora, Lishna Achrina, ma chi venicaf, che la differenza tra tre è chi fece il quarto recinto, il cabinaio. Tanaka Masavar, im gadar ma chi fitar vit, naim yai lei. Se era il circondatore che fece il quarto recinto dal quarto lato, anche deve partecipare. Rabbi Sisavar, imamad nikaf migadar tarviit, udi aivlei, dikari da te nechle, ma migadar makif, lo aivlei vidi. E mentre invece Rabbi Yossi è l'opinione che se il circondato e eresse il quarto lato del recinto, allora deve partecipare, poiché ciò dimostra che a beneficio di ciò. Però se colui che costruirese il quarto lato, se è il Makif, colui che circondò, allora non deve dargli nulla. In questo caso vediamo che in questo caso Rabbiosi è più clemente di Tanakama. Rogna a Ravina aveva campi attorno a un campo di uno chiamato Rogna da tutti Mealva Rokotava, tutti i quattro lati, e Ravina eresse un recinto attorno al campo di Rogna a tutti i quattro lati. Amarlei, disse Ravina a Rogna, Havli kama de gadri, dammi, partecipa nelle spese, nelle mie spese per aver recintato. Lo Yavle non gli diede nulla. Gli disse, Avli le ficcani besoro, dammi qualcosa, dammi almeno la metà se fosse un recinto di canne. Lo Yavle non diede. Avli a garne tiruta lo Yavle. Dammi almeno ciò che costa un custode, anche non gli diede, non custode, un guardiano, scusi. Yom Ahad ave kagadar dikle, e una volta accadde che Runya stava raccogliendo dei datteri dal suo campo, Amarlei la risei. Ravina disse al proprio mezzadro che lavorava per lui, Zil shkol minei kibgura de'aini, vai prendi un gruppo di datteri, un grande, diciamo un ramo, è un ramo che contiene parecchi piccoli rami che porta parecchi datteri. Azzaleatui, andò per prenderli. Rama Beikala, e Rogna lo sgridò, alzò la voce. Amalei disse allora Ravina a Rogna, Garida atah de minach nechalach, vedi che ti conviene che ho fatto il recinto, poiché questi alberi di palma, questi palmi ti sono importanti, e perciò vuol dire che ti fa comodo che ho recintato, perché questo recinto ti aiuta di essere di guardia, cioè impedisce che i datteri siano, che la gente entri dentro e rubi questi datteri. Ella Isabella rispose, no, scusi, disse Ravina a Xorunia, ma almeno è come se ti aiuta questo recinto per impedire che venga, diciamo, una capra e si mangi i datteri, perché in fin dei conti
E potrebbe venire una, se non ci sarebbe un recinto, potrebbe dire una capra e mangiarsi l'altri. E perciò mi lo baia in tenuta. Puoi forse dire che non bisogna stare attenti e perciò di impedire che venga, diciamo, una capra. Perciò vuol dire che hai interesse, sì, che il tuo terreno è recintato. Ma lei rispose Ronia, Isabel ma lav le achluie baia, che non ho bisogno di recinto, perché in fin dei conti se viene una capra io lo grido e quella scappa. Ma lei gli disse Ravina, lo gava bait le mechla, ma se, anche se viene una capra hai bisogno di una persona che stia lì, e di guardia e che stia attento che non entri la capra, perciò dovresti pagare una persona di stare attento comunque. E allora lo chiamò in corte, altra camera di Rava, in presenza di Rava. Ma lei disse Rava a Rogna, zil fai se e mai dei fai, dai dagli qualcosa, qualsiasi cosa affinché per che accetti, perché vi lo se non pagherai da Nina là giudicherò il caso il Dina che Ravuna leva draviosi, che devi pagare tutto il valore, devi pagare la metà di tutto il valore del recinto che lui pagò, perciò ti conviene vai e calmalo e dagli qualcosa e se no ti costerà molto di più. Runia Zavana Ara a Mizza Dravina, un altro caso che questo stesso individuo, Ronia, acquistò un terreno accanto, che era accanto a un terreno che apparteneva a Ravina. Sava Ravina le saluche Mishum Dina di Barmazza. Ma siccome Ravina era a Barmazza, cioè aveva un terreno proprio accanto a quello e c'aveva precedenza, anche se uno già vende un terreno, l'alahà è che uno che ha una proprietà accanto alla proprietà, un'altra proprietà venduta che è proprio accanto a quella, lui ha la precedenza su tutti e anche se quel terreno fu venduto può annullare la vendita e comprare quel terreno. Allora infatti quello che Ravina voleva fare è annullare questa vendita. Amar lei Rav Safra Bredrav Yeva Ravina gli disse disse, siccome questo individuo, Ronia, è un poveraccio e non riesce a sfamare la sua famiglia, e Amri Ince, e c'è un, diciamo, con proverbio che la gente dice, Arba le zila, ve arba le zilela, e che sia per uno che tratta il cuoio, se è povero, che deve, ha bisogno di 4 susim per acquistare il cibo, e lo stesso uno che lavora nel cuoio, che è ricco, anche ha bisogno di 4 susim, diciamo, per acquistarsi il cibo. E in fin dei conti anche perché siccome lui è povero e deve lavorare parecchio per guadagnarsi la vita e perciò abbi pietà di lui, lascia perdere e perciò non causargli più dispiacere. Terminiamo qui e che se mi benedica.